Ciao, oggi parto da un aneddoto di marketing che magari conosci. Alla fine degli anni 80, inizio anni 90, in Italia arrivò McDonald's, ok? Gli hamburger. C'erano già le paninoteche, ma sbarcò McDonald's col fast food. Fu un momento epocale per la ristorazione. Tutti avevano paura del fast food, perché arriva dall'America il cibo nuovo, il cibo dei giovani. I giovani ormai in futuro consumeranno solo quello, non mangiano più le lasagne, non mangiano più le fettuccine, solo hamburger, roba giovane, veloce, saporita, costa poco, mangiare in piedi. E ci fu quella grossa paura, quindi, del fast food. Negli anni invece si è visto che così non fu. C'è stata la bolla fast food. Ci sono i clienti fast food, i fast food funzionano, però il mondo della ristorazione, della gastronomia in Italia e nel mondo si sta spostando e si è spostata sempre più negli anni grazie a un italiano, a un piemontese, a Petrini, nello slow food. Andare piano, mangiare bene, mangiare sano, un mangiare etico, che senza sfruttare i terreni, senza sfruttare le persone, senza troppi zuccheri, che non facciano anche stare troppo male le persone, ok? Quindi che stia meglio nel mondo, uno slow food, un mangiare giusto, buono. Perché questo esempio? Perché questa cosa che è successa nella gastronomia, sta succedendo un po' in tutti, è successa anzi in tutti i settori, lo vediamo anche, quindi non soltanto nel settore di cibo, ma nel settore, ipotesi anche della moda. Cucinelli è un fautore di questo. Quindi il giusto, l'equilibrato. È la prima volta in questi anni che si va a intervistare le persone ed è venuto fuori che la gente, l'obiettivo della gente non è guadagnare di più, ma è vivere meglio. È un passaggio importante, non è guadagnare di più, cioè non è che faccio 2 ore in più di lavoro per guadagnare quelle 100 euro in più, ma voglio vivere meglio, preferisco fare 2 ore in meno, ma godermi di più la famiglia, stare meglio con me stesso, ok? Questo è il mondo in cui siamo, questo per dire che il futuro dell'assicurazione è lì. Quello che io chiamo un nuovo movimento della slow insurance. Si è parlato tanto dell'insurtech, ok? Della cosa veloce, online, funziona tutto tic-tac, vi dicendo no, il futuro non è quello. Il futuro è lo slow insurance, dove il cliente possa approcciarsi con delle persone in un ambiente tranquillo, dove possa aprirsi, possa fidarsi, possa capire. Un mondo assicurativo anche meno, che sfrutti meno i terreni, cioè, cosa voglio dire in questo caso? Che punta meno all'utile, ma punta più all'esigenza del cliente, punta più a soddisfare il cliente, avendo magari meno utile sulla singola polizza, sul singolo cliente, ma punta a dare un servizio migliore, un servizio solidale migliore a tutti. Perché ricordiamoci, l'assicurazione è un servizio sociale, è lì che deve puntare, non deve puntare a massimizzare il profitto sulla singola garanzia, addirittura dell'evento atmosferico sulla polizza, garanzia, eccetera. No, è una cosa solidale, per cui il futuro sarà uno slow insurance, la gente vorrà quello. È difficile e non è colpa neanche, non do neanche la colpa questa volta ai nostri dirigenti, perché i dirigenti devono guadagnarsi uno stipendio e gli azionisti chiedono delle cose. Purtroppo nel mondo assicurativo gli azionisti non sono delle famiglie lungimiranti, ma sono dei fondi, ok? Per cui c'è la finanza dietro che vuole la trimestrale, vuole speculare. Per cui è normale che oggi siamo a questo livello, però è normale che il mercato più di tanto non lo può spremere, non può spremere i clienti. Infatti adesso vediamo nel 2024 i problemi che ci sono e ci lamentiamo che non c'è penetrazione del mondo assicurativo. Perché? Perché proprio non abbiamo creato questo clima di fiducia, questo clima dove facciamo vivere bene le persone, dove paghiamo meglio gli intermediari, paghiamo meglio i periti, per fare un lavoro di qualità, perché la gente la vuole la qualità, la apprezza. Dobbiamo prima farla e poi saperla spiegare, perché lo slow food non è che ti vende la pasta 10 volte tanto la pasta normale, ipotesi, o il latte, e basta. Ti spiega che cosa c'è dietro.
ti spiega i valori, dice magari mangiane un po' meno di pasta, ma mangiala di qualità. Quindi non devi fare tutte le polizze, ma fai quelle giuste, parla col tuo assicuratore, capiti le garanzie che vi servono e non mettere magari obiettivi. Quindi quello che possiamo fare noi come intermediari in questo mondo è proprio questo che vi dicevo. Non dobbiamo seguire un mondo che cerca di spremerci, che dice l'obiettivo, lo scorso hai fatto 100, devi fare 110, devi fare tot di queste polizze, devi riformare quella polizza perché io non ci sto più, altrimenti devi il cliente, e quindi il cliente deve avere una franchigia. Non dobbiamo stare dietro quel mondo, perché è un mondo che va a schiantarsi, l'abbiamo visto in tutti i settori. Se noi vogliamo stare in questo mondo, se vogliamo migliorare questo mondo, se crediamo in questo mondo, se amiamo questo mondo delle assicurazioni, dobbiamo approcciarci ai clienti in una maniera diversa, più slow, più reale. Vogliamo approcciarci così come vorremmo che gli altri si approcciassero a noi. Tutto lì, semplicemente, prima di applicare una circolare, e mi rivolgo anche ai dirigenti, prima di scriverla una circolare, o qualsiasi politica commerciale, fatevi una domanda. Tu, tua moglie, i tuoi genitori, i tuoi figli, i tuoi zii, tuo nonno, acquisterebbero quella cosa? Lo faresti a loro? Lo diresti di fare a loro? Se la risposta è non lo so, vuol dire che è già sbagliata. Ok? Quindi iniziamo a pensarci. Il futuro è lo slow insurance. Ciao!